Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di questo libro, eccolo qua, guardate, La peste ad Atene. Il titolo in parte inganna perché c'è scritto qua sopra Tucidide Lucrezio. In effetti, questo librettino raccoglie non soltanto gli scritti di Tucidide e di Lucrezio, ma anche di Virgilio, di Sofocle, di Polè, nell'Iliade, e anche nell'Antico Testamento, tutti quanti centrati sulla peste. Sono brevi i brani che vengono citati, tutti quanti con a fronte il testo originale, greco o latino, e tutti quanti preceduti da una breve introduzione del curatore di questo testo, cioè di Gianenrico Manzoni. Allora, cosa va detto? Va detto che questo libricino, che è di 120 pagine, quindi abbastanza piccolo, che cos'ha? E per chi è? Io l'ho comprato pensando di trovare, diciamo così, forse ingannato da una recensione, di trovare dei collegamenti di carattere così generale tra la peste che è raccontata qua e l'attuale situazione di pandemia. E devo dire invece che non è così. Questo libretto è dedicato a chi è esperto oppure si interessa di storia antica, di storia greca, di storia latina, romana, e quindi ha degli interessi anche di carattere filologico per quanto riguarda gli scritti che ci sono. Non è un libro, come pensavo io, che in qualche modo potesse in qualche modo mettere in comunicazione, in contatto, le idee di questi autori con la situazione nei paesi dove c'è la peste. Probabilmente molto più utile invece leggere il Manzoni, che parla della peste. È un libro per chi appunto si occupa di greco e di latino. Il fatto poi che ci siano il testo a fronte, sia nei testi greci che in quelli latini, ci fa capire qual è l'obiettivo di questo. Peraltro l'autore, Gianenrico Manzoni, è docente di didattica del latino ed ha tradotto e commentato molte opere antiche, sia latine che greche. Ecco, però per chi è amante di queste, di questo, cioè della storia greca e latina, questo libro è molto molto bello, perché appunto raccoglie questi pezzi di opere più ampie di questi autori. Il libro costa anche pochetto, costa 11,50 euro, queste 120 pagine sono piacevoli per chi è interessato a questo argomento. Eccolo qua, buona lettura.